Siamo dentro il Palatrippa, abbiamo appena tagliato il nastro per inaugurare la prima festa della trippa e dei piatti tipici veronesi. Una grande entratura per quello che sarà il nostro San Valentino. Quest'anno abbiamo raddoppiato. Due weekend ricchi di eventi e tante iniziative. Beh, è una grandissima soddisfazione fare una pre-festa a San Valentino. San Valentino sicuramente è la nostra festa più importante, la più sentita da tutta la nostra comunità. Quest'anno abbiamo voluto fare qualcosa prima di San Valentino e quindi con il Carnevale di Domenica, che è una manifestazione assolutamente storica e con delle tradizioni bussolenghesi, come può essere la maccheronata finale, che pochissimi comuni l'hanno. Ma diciamo che col Palatrippa che abbiamo inaugurato oggi è senza voler fare chissà quali grandi cose, però è il piatto tipico di San Valentino, è il piatto che si usava quando c'era il vecchio mercato del bestiame, e perché non aprirlo anche a tutti, nel senso che prima si faceva solamente il concorso fra i ristoratori. Quest'anno abbiamo deciso di portarlo invece in mezzo alla gente. E con cosa? Non con i ristoranti, ma con le proloco, con tutte anche le proloco dei comuni limitrofi, e portando le varie pietanze della tipologia veronese. Speriamo di incontrare l'interesse di tutti, non solo i bussolenghesi, ma di tutto il circondario, e incrociamo le dita e auguri. Si terrà stasera la quinta edizione del concorso della trippa più buona di San Valentino. Abbiamo qui la giuria pronta a fare gli assaggi. Verranno valutati la tradizione, l'aspetto e il gusto del piatto e l'abbinamento enologico. È una tradizione che già da qualche anno stiamo portando avanti a Bussolengo. Si tratta di uno dei piatti tipici della nostra tradizione, quindi è bene continuare con questa tradizione del concorso e che si sposa bene anche con la festa quest'anno che si terrà al Palatrippa. Ciao amici, la vostra Selena Valle e tutta la mia orchestra. Noi ci troviamo qui al Palatrippa, ci troviamo a Bussolengo per questa grande serata. Vi faremo divertire e ballare, che dire, tanta buona musica, un bacione. E se ne va, e stringimi più forte, stammi più vicino, solo per stanotte, ingabbiamo il destino, la felicità. Sono in compagnia di Matteo Toffali, presidente della Proloco della città di Bussolengo, e quest'anno la città di Bussolengo, in particolare grazie all'iniziativa della Proloco, ha dato vita alla prima festa della trippa, giusto? Un prodotto amatissimo, molto particolare, ma da quello che abbiamo sentito e dai riscontri che abbiamo avuto c'è stato un successone. È stato un successo, è stata una sfida che abbiamo deciso di intraprendere un anno fa, perché dopo la conclusione della fiera dell'anno scorso, insieme all'associazione Nati per Pare il Carneal di Bussolengo, abbiamo deciso di metterci in gioco e mettere in piedi questa manifestazione. E l'abbiamo estesa, essendo un piatto un po' particolare la trippa, anche ai piatti tipici della tradizione veronese. Abbiamo fatto 4 giorni importanti, 4 giorni impegnativi, però il riscontro c'è stato, quindi un'esperienza assolutissimamente positiva. Bene, allora per le persone che ci seguono attraverso i nostri canali social, quali erano gli altri piatti oltre alla trippa? Perché dobbiamo ingolosire un po' i nostri spettatori. Sì, per l'anno prossimo. Quest'anno abbiamo avuto la fortuna di collaborare con la Proloco di Caprino, che ha fatto le tagliatelle col tartufo, e la Proloco di Sona, che è venuta a farci a cucinare gli spaghetti con le sarde, e la Proloco di Rivoli, che ha fatto i gnocchetti alle erbette, un piatto loro tipico. Noi come Proloco di Bussolengo abbiamo fatto il risotto al Tastasal, la Proloco di Cavaillon Veronese ha fatto la fogassa come dolce e abbiamo gestito anche la pastissada de cavalle e la carne salata con la polenta, quindi abbiamo avuto un menù altamente variegato. Altamente variegato, altamente succulento direi, e anche una bella collaborazione con altre Proloco del territorio, quindi? Assolutissimamente, non avevamo le forze per poterlo fare da soli in solitudine, e di conseguenza lavorando in un consorzio con le altre Proloco abbiamo deciso di chiedere l'aiuto di chi ha più esperienza e sono venuti molto volentieri a darci una mano. Quindi visto il successo ci auguriamo che ci sia anche una seconda festa della trippa.
Certo, certo, speriamo, ci lavoreremo. Sicuramente pianificheremo tutto con l'associazione Avis di Bussolengo e San Vito al Mantico, che ci hanno dato una grandissima mano quest'anno nel cucinare le trippe, perché la festa della trippa senza nessuno che ce le cucinava era un problema, e quindi pianificheremo al meglio per l'anno prossimo cercando di migliorarci sempre di più. Che riscontro avete avuto? Avete un'idea anche dei partecipanti o dell'afflusso di persone che c'è stato? È stato un afflusso importante, abbiamo avuto dei bei servizi, abbiamo avuto un bel flusso di persone, non so quantificarlo, ok? Non abbiamo... Erano tantissime, erano quindi tantissime. Ancora non le avete contate? No, assolutamente. La serata del venerdì, quella che è stata la serata cardine della serata, ha contato quasi 600 persone sotto il capannone di passaggio, piatti serviti molti di più, come proprio presenza durante la serata musicale, quindi come piatti serviti stiamo parlando di qualche migliaio di piatti. Ma che ne sapete? Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito. E incominciavo a volare nel cielo infinito. È stata, come sempre qui a Bussolengo, devo dire, una serata bellissima. Siamo stremati, ma siamo felici perché sono stremati anche loro del pubblico, perché hanno ballato e cantato. Quindi noi ci siamo divertiti veramente un mondo. Grazie a tutti, grazie a voi che ci avete seguito. A presto, ciao! Facciamo con il nostro notte, la prima la difesa, la tripla, un solito sì, mamma Gina, una piccola presentazione, gli artisti di questa sera, Stefano Zocca, EGB, grandi amici fin dai tempi dell'infanzia. E questa sera, in occasione della festa della trippa, ci siamo ritrovati, una reunion per fare un po' di festa qui con gli abitanti di Bussolengo. E insieme abbiamo già fatto diverse feste di Capodanno qui in piazza e sempre con grande successo, per fortuna. E Egidio, cosa vuoi dire? Bene, li aspettiamo tutti quanti, questa bellissima serata, bellissimo evento, ovviamente la prima festa della trippa. In questo momento stanno suonando gli amici dell'Al B Band, Alberto Salaorni, e poi ovviamente la musica, DJ Stefano Zocca, EGB. Vi aspettiamo tutti quanti, signori. Sarà una garanzia sicuramente. Se abbiamo adesso, anzi, non so chi sono, sono tre sorelle. Sono Zocca. We'll be right back.
Invece torniamo un momento alla Proloco di Bussolengo, un'associazione, un'organizzazione che conta tante persone, tanti volontari, perché come possiamo vedere siete davvero sempre presenti. Sì, il nostro gruppo ha bisogno di sempre più persone, e stiamo cercando volontari che vengano a darci una mano in modo continuativo, perché gli impegni anche per quest'anno saranno molto fitti. Cominceremo già dal 29 di marzo con Amore Divino, riproporremo Amore Divino in piazza e poi per tutta l'estate un evento al mese lo avremo. Di conseguenza abbiamo bisogno di persone che vengano a darci una mano, perché siamo in tanti, però abbiamo bisogno di sempre più persone. Bene, questo allora può essere l'occasione per estendere l'invito anche ai giovani magari a partecipare e far parte della Proloco del Comune di Bussolengo, perché comunque abbiamo visto che la gioventù qui è molto attiva, c'è anche un sindaco proprio dei giovani, no? Sì, 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 è bello, il paese vivo, il paese giovane deve continuare su questa strada. Bene, quindi dalle telecamere di Verona Report estendiamo l'invito per tutti coloro che vogliono far parte della Proloco di Bussolengo. Intanto vi ringraziamo per il vostro prezioso lavoro. Grazie a voi. Madonna, lei è una favola, guarda. Lei... No, siamo c'è arrivati, tutto bene. Ci sono, ho salutato le massime autorità. Prego. Un attimo di emozione, scusa. Facciamo dire due parole. Sì, dai, due. Niente, io volevo ringraziare veramente di cuore a nome di tutta la Proloco, l'associazione Nati per il Carnevale e soprattutto i Birati, che in questo evento ci hanno dato una mano grandissima e siamo veramente felici di aver iniziato questa collaborazione che spero continuerà veramente a lungo. Grazie mille Fabri. Grazie, ho anch'io l'onore di conoscere la Proloco, piacere signora. Ma signora Marcella, possiamo proseguire? Possiamo proseguire.